Luca Maggipinto, assistente di coach Giovanni Gesmundo nella Vasto Basket e allenatore della squadra Under 20 della società biancorossa. Anche per te è una prima stagione qui a Vasto, come sta andando questa esperienza? Ah, questa esperienza sta andando molto bene, soprattutto con le vittorie che stiamo avendo con la prima squadra, con l'Under 20. Un aspetto molto positivo anche per quanto riguarda il gruppo, prima squadra e Under 20. Un ottimo gruppo, mi sto trovando molto bene con loro. Tu sei arrivato qui a Vasto insieme a Coach Gesmundo, quindi questo staff tecnico da quant'è che si è composto? Questo è il primo anno che lavoro con Giovanni, con Coach Giovanni. Anzi, sono anche molto sorpreso perché ci siamo conosciuti nelle selezioni regionali pugliesi e quindi mi ha sorpreso che mi ha voluto qui a Vasto. Per me sarà ed è già una bella esperienza da vivere con lui, perché comunque mi sta dando molte indicazioni. L'assistente ha un ruolo molto importante. Noi durante le partite siamo abituati a vederti che scrivi, prendi molti, molti dati. Già. E il ruolo dell'assistente nel basket qual è? Allora, non è solo, alla fine non siamo separati come ruoli, quello dell'allenatore e quello dell'assistente. Lavoriamo molto insieme, diciamo io mi occupo molto di più, rispetto a Giovanni della parte video, diciamo di score appunto durante le partite. Quindi prendo, insomma, i giochi, le chiamate dei giochi o quante volte segniamo, l'azione, come si conclude. Questo ci permette poi di programmare il lavoro da fare in settimana e questo, appunto, poi i risultati penso che si vedano in campo. Infatti, vedendo anche le partite delle altre squadre, riusciamo a capire cosa lavorare, dove migliorare e quindi poi, appunto, i risultati si vedono in partita. Quando avete iniziato la preparazione ad agosto, ti aspettavi di trovarti, insomma, in questa posizione di classifica con la squadra? Sinceramente, no. Io pensavo più una metà classifica, considerando che il progetto societario è quello di far giocare anche i ragazzi dell'Under 20. Però stanno rispondendo molto bene, infatti la squadra è abbastanza unita, giocano tutti, facciamo giocare tutti quanti i ragazzi. No, un'ottima squadra, non me l'aspettavo. Sono veramente contento della Questo classifica. ambiente vastese che si sta riscaldando partita dopo partita con l'arrivare delle vittorie, come lo stai vivendo? Ah, molto bene, molto bene. Anche, diciamo, per strada alcune volte ci fermano quando camminiamo con Goran e Peppe, ci salutano, quindi un bell'ambiente anche fuori dal campo. Speriamo di ravvivare sempre di più, gli spalti del palazzetto. E poi vivi questa esperienza da capo allenatore nell'Under 20, quindi guidi il gruppo dei ragazzi più giovani, che poi molti sono anche nella prima squadra. Lì tutte le responsabilità sono su di te. Sì, sono su di me e cerco di fare un lavoro sempre in sinergia a quello che è quello della prima squadra. Infatti, comunque, Coach Giovanni mi chiede sempre dell'Under 20, come vanno, come non vanno, quindi comunque sono sempre seguito, non mi sento di viverla da solo questa esperienza. Per il resto va abbastanza bene, anche con i ragazzi. Fai l'allenatore, nelle ultime settimane hai avuto anche la gioia di festeggiare la tua laurea in scienze motorie. Sì. E progetti per il futuro? Restare nel mondo del basket. Sì, ovviamente mondo del basket e chissà, vorrei provare anche nel diventare docente di educazione fisica, però vediamo un po', non, perché alla fine, diciamo, si prospetta, è difficile, ecco, entrarci, però sì, pallacanestro. Visto che hai il compito di analizzare i video e di preparare un po' le partite, poi insieme al coach Gesmundo, domenica ci sarà un altro big match. Che sfida ci dobbiamo aspettare? Il Silvio è un'ottima squadra, già vedendo anche qualche video delle partite, giocano molto insieme, di gruppo, sono molto veloci, sarà un'ottima sfida quella di domenica, dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo appunto dimostrare che la Vasto Basket c'è anche come gruppo e come squadra. Speriamo di vedervi il pubblico, di vedervi tutti al palazzetto in modo tale da darci anche un sostegno, fuori dal campo.